8 vittime, 100 feriti, nessun colpevole. 38 anni dopo la strage di Piazza della Loggia, questo è ancora l'amaro bilancio. Il 28 maggio del 1974 i sindacati manifestavano contro il terrorismo neofascista. Nascosto in un cestino la bomba. Tra le vittime molti erano insegnanti. Negli anni sono stati imputati vari uomini di estrema destra. Si è cercato tra gli apparati dello Stato deviati. Vicenda giudiziaria infinita, 3 istruttorie, decine e decine di udienze. L'ultima è del 14 aprile scorso. Tutti assolti. Con la soluzione sono sconfitti i cittadini italiani, quelli che a Brescia aspettavano la verità, come tutti quelli che in Italia chiedono da lunghissimo tempo che sulle tante stragi della strategia della tensione ci sia finalmente una verità. Piazza della Loggia è piena, come ogni anno, sindacati, associazioni, cittadini, 7.000 persone secondo la questura, che ne conta invece 200-300 nel corteo del collettivo studentesco. Anche loro vogliono entrare, spingono la transenna che li blocca. La polizia resta in mezzo e quando la pressione aumenta gli scontri. 11 denunce, succede tutto mentre sul palco sta parlando Martina, studentessa di Brindisi come Melissa, 16 anni appena, uccisa sabato scorso da un'altra bomba. Io sono molto contenta di essere qui e vi dico grazie. Verità e giustizia, questo si chiede oggi come ieri, ma nel dolore dell'attesa tra i familiari delle vittime di Brescia c'è chi vede una speranza. Per la prima volta sentiamo dire che la ragion di Stato è la verità. Per noi questo significa un impegno, quello che prende il ministro Cancellieri. Il comportamento sarà coerente con quello annunciato, dice in riferimento all'apertura degli archivi. Il messaggio che deve passare è che non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci.